Ciao a tutti, benvenuti a questo video. Allora raga, prima di tutto dico che questo video lo farò sicuramente quando sarà giocando Inter-Fiorentina, ma sicuramente già è iniziata, ma me ne vado pure a prendere. E quindi raga, pure se per esempio azzecco il risultato oppure qualcosa, voi direte sotto nei commenti: ah, perché tu l'avevi detto, il video l'hai caricato dopo, quindi è imbrogliato. No raga, vi giuro su Giovanni che lo faccio ora il video, non so quando, se qua i primi minuti in quale risultato si. Ho sonno e dire vabbè. Allora, iniziamo con i pronostici della sesta giornata della sera. Raga, sono contentissimo, finalmente faccio pure i pronostici. Non un po' tardi, però. Allora, iniziamo subito perché non voglio perdere in chiacchiere. Proprio da Inter Fiorentina, la prima partita che si gioca oggi, turno infrasettimanale. Allora, raga, prima di tutto qua c'è scritto quaderno, perché giù me lo scrivo di solito nel computer, oppure le vedo, oppure improvviso. Però sono i miei genitori, soprattutto mio padre. Io mi vergogno, raga, sempre a strada, però mi vergogno. Secondo voi perché la notte faccio i video sempre la notte? Perché sono stati i miei genitori a dormire? Se no, che problemi ho a farli la notte? Non potevo farli la sera. Ecco, ovviamente per motivi personali. E io a quest'Inter Fiorentina avrei dato un over, perché è difficile capire chi ho uno o due, perché raga, io allora prima di tutto io non faccio le schedine, ovviamente, se non mi indorrendo, però se mi fate vedere questo video, se lo gioca questa schedina, questa bulletta, poi se questo video lo sto vedendo un adulto, ma ne dubbio se lo vuole fare. Questi sono solo i miei consigli. Se io avessi 18 anni, che schedina farei? Allora, Inter Fiorentina, perché dico non mi rischio uno o due per raga, perché può succedere di tutto, e non vorrei perdere la scommessa, questo voglio dire. Infatti penso un over è la cosa più meno rischiosa, perché tra Inter e Fiorentina ci si aspetta molto spettacolo, e per me ci sarà, perché anche negli scorsi Inter Fiorentina c'è stato molto spettacolo, e per me sicuramente ci saranno molti più gol, molti ci saranno più di recul. Ecco raga, comunque perché sto parlando così piano. Allora, Udinese Lazio. Allora, ho messo con entrambe le squadre, perché la Lazio sì, potrebbe vincere sicuramente, sta in un buon momento, però pure l'Udinese sta in un buon momento, non lo so. Quindi un gol entrambe le squadre, sì, in un De Paul marcatore un'altra volta, perché penso la cosa più giusta, con entrambe le squadre segno. Juventus Bologna, la partita che si giocherà domani sera, qua iniziano tutte le partite che si giocheranno domani sera alle 21. Allora, Juventus Bologna, raga, quando la Juventus gioca con delle squadre piccole di media classifica, tranne che gioca proprio con qualche big forte, non puoi che non mettere uno, raga. Ovviamente qua la Juventus, il Bologna che può fare? Sì, li può mettere in difficoltà, poteva essere anche over, under, con entrambe le squadre segnino, però raga, c'è la cosa più, c'è che non si fa giocare un uno a Juventus Bologna, questo voglio dire, passano pure in casa, raga. La Juventus vince sempre, la Juventus non può perdere in casa col Bologna. Ecco, ma sono gufato, almeno spero, perché sono anti-juventino. Ora andiamo a Roma, a Frosinone, raga. Io qua ho messo under. Ande, cioè per quarta casa della Roma. Perché ho messo Ande? Perché la Roma per me la vince, però non me la voglio rischiare molto, perché sia la Roma che sia il Frosinone vengono da momenti brutti. Però il Frosinone ha perso soltanto 2-0 contro la Juventus, che ne so, ha una preparazione diversa, boh. Però per me la Roma ci sta che si riprenda prima del derby, fa una goleada, infatti per me vince, però non me lo vedo un goleato, questo voglio dire, io mi vedo più un under, poi se ho sbagliato, perché poi qua è difficile, posso mettere sia under che over, però che potevo mettere? L'uno, sì, l'uno, però il 2 è improbabile, forse la cosa migliore è mettere uno, perché sì, la Roma gioca in casa, per pure gol entrambe le squadre segno, però forse non è che ha tutto questo grande attacco, però under, vedremo se azzeccherò, pure over potrebbe uscire, però. Under, come cazzo si dice? Vabbè, comunque. Cagliari, Sampdoria, qua metto 2. Allora, questa partita è bella da pronosticare, perché il Cagliari viene da un buon momento, ha pareggiato contro il Milan, poi l'ultima partita, mi ricordo che ha fatto, sono sincero. E poi la Sampdoria viene in un grandissimo momento, ha vinto 5-0 contro... E poi che ha fatto la Sampdoria? Che ha fatto questa sera? Ah, ha perso 1-0 contro l'Inter, potrebbe influire, però per me la Sampdoria è superiore al Cagliari. Però, che ne so, un pareggio, un X, potrebbe succedere? Non lo so, raga, o X o 2, qua già mi sono scritto, ho messo 2, però anche un X non è che da buttare, eh. Se volete mettere un X, mettete un X, se volete mettere 2, mettete 2, se volete mettere 1, mettete 1, perché il Cagliari-Sampdoria è una partita molto aperta, tutto può succedere, quindi
è difficile da pronosticare. Genoa Chievo, qua metto uno, anche qui una bella partita, però il Chievo non viene dal suo grandissimo momento, è l'ultimo in classifica, pure a meno 2 punti, non può fare tutte queste cose, già che lì non sta facendo caso. Il Genoa viene da una bruciale sconfitta contro la Lazio, però il gol di Piontek, di Kloss, di Criscito, veramente possono portare a casa i 3 punti per la squadra genuana. Napoli, Parma. Io qua metto con entrambe le squadre segnano, però domani faccio un video dove parlo proprio cosa ne penso, cosa ne aspetto di questa partita, la vigilia di Napoli-Parma. Però io metterei con entrambe le squadre segnano, poi ne spiegherò nel video di domani, perché raga, per il Napoli è dura. Forse sì, un uno non me lo voglio rischiare, il 2 è improbabile, però l'1 non me lo voglio rischiare, perché il Napoli sì che gioca in casa, però contro il Parma è tosta. Cioè, non permettiamoci di sottovalutare il Parma, perché se si mettono come il Frosinone contro la Juve, il pullman davanti alla porta, se la Juve riesce a ribaltare le partite con i campioni, il Napoli non riesce a segnare quando mette il pullman davanti alla porta. Per lo più, per i contropiedi c'è un certo Gervinho che proprio ha voglia di spaccare tutto a 30 anni. Quindi, raga, attenzione! Atalanta-Torino, 1, metto 1 perché l'Atalanta non viene da tutto il suo buon momento, però ha strappato un pareggio contro un ottimo Milan, un ottimo Atalanta, pure lei. Il Torino veniva in un buon momento, non tanto, però dopo i 3 gol subiti dal Napoli, per me, cazzo, dopo i 3 gol subiti dal Napoli, per me influirà un poco la vittoria, quindi per me vincerà l'Atalanta. Quasi qua è la sfida Europa League per vedere chi si merita l'Europa League, e per me l'Atalanta ce lo merita molto, ma molto di più del Torino. Allora Spal Sassuolo, la penultima partita, 2, metto 2 perché la Spal viene da una brutta partita contro, ma ricordo, contro il Sassuolo, ha perso. Però la Spal non è da sottovalutare assolutamente. No, che cazzo sto dicendo? Mamma, se c'è la Spal. No, quella è l'Empoli, porca mignotta. Ma comunque la Spal non mi ricordo contro chi ha giocato. Il Sassuolo, raga, il Sassuolo quest'anno è forte. Quest'anno il Sassuolo è forte, quindi per me il Sassuolo è una vittoria, se lo porto a casa. Con tutte le difficoltà del mondo che ha, però la Spal non penso porterà a casa una vittoria. Oh, se lo fa un colpo, cioè, ma anche il Sassuolo fosse la Juve, però è un po' difficilotto per la squadra di Ferrara. Empoli Milan, metto gol, entrambe le squadre segnano, perché l'Empoli ha perso contro il Sassuolo, però l'Empoli è una squadra cazzuta. L'Empoli è come il Parma, ci ha caputo. C'è veramente una buonissima squadra che per me quest'anno si salverà. E poi il Milan viene da un pareggio contro l'Atalanta, che ne so, potrebbe influire un po'. Quindi me lo rischio, perché un Caputo potrebbe fare qualche gol, ovviamente lo metto in banchina. E il Milan, con il solito Gonzalo, pure Aluto, potrebbe fare veramente qualcosa di importante. Comunque, gol entrambe le squadre segnano, che non mi voglio rischiare un 1 o un 2, soprattutto perché l'1 è improbabile. Perché, ragazzi, questo video è finito qui. 8 minuti di video, ma non ho parlato piano. Mettete like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao gioventù!